Nel sottile filo dell'equilibrio che accompagna per buona parte della contesa Real Giulianova e Matelica, a fare la differenza sono i dettagli e le prodezze personali, come quella che confeziona Pignat, centrocampista del Matelica, che ad una manciata di minuti dalla fine spedisce alle spalle di Sciba una conclusione d'applausi che vale 3 punti e primo posto in classifica. Alfadini va in scena una gara godibile sul piano del ritmo, fisica a tratti e in parte condizionata da alcune decisioni arbitrali che fanno storcere il muso e non poco nel clan giallorosso. E la sconfitta degli uomini di Stallone, secondo stop di fila, penalizza oltre misura la prova offerta dal Giulianova, punito nel momento nel quale aveva alzato il baricentro alla ricerca forse della vittoria di prestigio. Il Real Giulianova si presenta in campo con lo schieramento consueto 3-5-2, con il nuovo Mangiacasale che parte dalla panchina e sarà utilizzato nel finale. Il Matelica invece è orfano di Margarita. Nella prima frazione sul piano della manovra il Matelica, formazione di assoluto valore, si fa preferire, ma il Giulianova è molto bravo a non concedere spazi. Al decimo la palla buona però capita a Di Paolo, che da distanza ridotta non impatta la sfera. 2 minuti più tardi, sul versante opposto, la staffilata di Melandri, sibila vicino all'incrocio. Sul finire di tempo i marchigiani tornano a spingere in maniera pericolosa. Al 38esimo, sull'angolo di Losicco, Pignat di testa spedisce sul fondo. Mentre al 42esimo, sul sinistro dalla distanza di Riccio, Sciba è reattivo. Al rientro in campo, Stallone progressivamente cambia pelle alla sua squadra. Dopo l'innesto di Palladini in luogo di Balducci acciaccato, il trainer giallo-rosso toglie una punta di Paolo e inserisce un centrocampista offensivo, Torelli. Passano 3 minuti, il nuovo entrato fa esplodere il Fadini, scaricando alle spalle di Avella un bel cross di Fazzini. Il Giulianova però, nell'unica vera disattenzione difensiva della sfida, subisce il gol del pari dopo meno di 2 minuti. La spizzata di Dorato viene monetizzata al meglio da Pignat, che firma l'1-1. La sfida resta molto equilibrata, con il Giulianova che inizia progressivamente a prendere campo, mentre gli ospiti non sono lineari in fase di possesso come nella prima frazione. Al 39esimo però la neocapolista opera il sorpasso. Fioretti difende la palla, forse ostacola in maniera fallosa un avversario, e scarica per Pignat, che non ci pensa su, e scarica un destro che muore sotto l'incrocio dei pali. Il Giulianova ferito reagisce in maniera rabbiosa e in pieno recupero al 50esimo Mangiacasale si libera e disegna un destro che muore di poco alto sulla traversa. Il Giulianova cade per la prima volta in stagione al Fadini, tra gli applausi del pubblico di casa. Il Matelica invece incassa i 3 punti che valgono l'aggancio alla vetta della classifica. Stallone, il calcio è fatto di dettagli, paradossalmente è arrivata la sconfitta nel momento nel quale Giulianova dava la sensazione di prodursi nello sforzo maggiore per vincerla questa partita. Sì, secondo me era stato un primo tempo abbastanza equilibrato. Nel secondo tempo il cambio di Torelli ci aveva dato qualcosa in più, avevamo trovato secondo me degli spazi più interessanti, lo stesso Torelli aveva avuto un'altra palla e come dici tu, secondo me in quel momento stavamo bene, avevamo la voglia di vincerla contro, ripeto, una grande squadra, perché il Matelica, non lo scopro io, rimane una grande squadra, però Giulianova oggi non meritava sta sconfitta. Il brutto è che 2 settimane che diciamo la stessa cosa e il calcio è fatto purtroppo di dettagli, di episodi. Oggi l'episodio c'è stato contrario, loro hanno fatto un gol, un tiro balistico che capita una volta ogni morte di Papa, purtroppo è capitato a noi. E il mio grande dispiacere è il primo gol che abbiamo preso, perché una squadra organizzata come la nostra, dopo mezzo minuto che avevamo fatto gol, abbiamo ripreso. Lì secondo me è stata la chiave della partita, perché se non prendiamo gol lì probabilmente loro fanno fatica a farcelo, perché come avete visto bene o male riuscivamo a chiudere tutti gli spazi. Io ho visto le partite passate al Matelica, nelle partite precedenti ha creato una mole infinita di gol, di palle gol. Oggi, permettetemi, credo che forse le abbiamo chiuse tutte, però stranamente oggi abbiamo preso 2 gol, il calcio è strano. Peccato perché i ragazzi hanno dato tutto e credo si vedesse proprio la voglia di voler vincere la partita. Ci abbiamo provato fino alla fine davanti a questo pubblico meraviglioso, volevamo regalargliela, ci hanno incitato, ci hanno dato coraggio per farcela, ma non ce l'abbiamo fatta. Tiozzo, meglio il Matelica nel primo tempo, nella ripresa poi subito il gol avete reagito trovando probabilmente il pari immediatamente, quella è stata probabilmente una svolta di questa partita. È chiaro, se non trovi il pari immediatamente il calcio... abbiamo fatto un buon primo tempo dove comunque nelle loro giocate e nel loro modo di giocare che non è facile però diciamo che non abbiamo subito le situazioni ma non grandi tiri in porta.
Noi abbiamo provato a giocare, alcune volte poi nel finire del primo tempo ci è mancata un po' la pazienza, anche se qualche volta siamo riusciti a entrare a puntare i centrali difensivi con dei corti lunghi o comunque con dei tagli di Angelilli. Siamo arrivati, avevamo detto di giocare un po' con i terzini dentro il campo, con Riccio siamo arrivati al tiro e al cross con Arapi, poi qualche calcio d'angolo dove se la sono cavata bene, diciamo. E poi la pressione loro si è fatta un po' superiore, mancata la nostra pazienza, il campo, chiaramente noi non è una scusa, ma siamo abituati a giocare in un sintetico, magari non siamo abituati a giocare fuori casa, siamo stati un po' più sporchi. E il secondo tempo sono passati in vantaggio sull'inserimento, ha buttato dentro il trequartista lì Torelli, bravissimo negli inserimenti, da mezz'area da sottopunto, e lui da sottopunto ha fatto gol. E per fortuna abbiamo cercato il pareggio. Poi probabilmente le partite vanno di episodi e Pignat è stato bravissimo a trovarsi gli episodi giusti e ha fatto un Eurogol. Però bisogna trovarsi lì, abbiamo calciato, ma abbiamo ottenuto una buona pressione con Fioretti che è entrato, ha fatto benissimo, Bugaro che è entrato ha fatto benissimo. Perciò insomma poi i loro lanci lunghi erano meno precisi e nonostante la loro la stazza fisica e un giocatore in queste cose fenomenali come Tozzi Borsoi ce la siamo cavata, insomma.